Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Amstrad Mega PC. Andiamo con ordine. Nel 1991 l'IBM e la Sega decisero di costruire l'IBM Tera Drive, un PC IBM con un 286 da 10 MHz, 640K di RAM. Una versione aveva un doppio disk drive da 3,5, un'altra versione aveva un disk drive da 3,5 e un hard disk IDE da 30 MB. Su questa piattaforma PC la Sega vi mise la propria PlayStation Mega Drive su uno slot ISA. Mega Drive con un 68000 da 7,1 MHz ed una video CPU Z80. Sul pannello frontale del desktop PC c'era il vano per la cartuccia Mega Drive, due attacchi joystick per console, il pulsante di switch per la gestione hardware tra Mega Drive e PC, c'era poi il controllo del volume dell'audio e la presa cuffie oltre ai disk drive. La macchina era pensata solo per il mercato giapponese. L'idea commerciale di IBM e Sega piacque all'Amstrad, la quale pensò ad un Amstrad Mega PC. L'Amstrad Mega PC è la versione dell'IBM PC Tera Drive, ovviamente rimaneggiata da Amstrad. Amstrad Mega Drive infatti ha un Intel 386 da 25 MHz, un mega di RAM, disk drive unico da 3,5 e un hard disk da 40 MB, oltre a una scheda video SVGA da 256K con MS-DOS 5.0 e Amstrad Desktop. In uno slot ISA del computer Amstrad venne installato, come nella versione PC, l'hardware Sega Mega Drive con le stesse caratteristiche della versione, diciamo, presenti nell'IBM Tera Drive. L'hardware Amstrad fu venduto in Australia, in Gran Bretagna. Hardware decisamente home computing. Fondeva un PC su cui far girare programmi di produttività personale, word processor, spreadsheet, database di qualità. Con le però le capacità ludiche di una console di gioco Sega Mega Drive. L'Amstrad con il tempo propose anche l'Amstrad Mega Plus con un 486 da 33 MHz al posto del 386. Andiamo ad esplorare il piccolo manuale dell'Amstrad Mega PC facendo un salto nel lontano passato per vedere cosa proponeva questa macchina ai proprietari del tempo. Amstrad Mega PC, questo era il manuale utente di 11 pagine che gli utenti dell'Amstrad Mega PC trovavano. Già si trova il marchio Mega Drive Sega che dice già tutto. Un PC fuso dentro con una console di gioco Mega Drive. Vediamo un po' cosa c'era. Introduzioni, c'era Mega l'unità, diciamo Mega Utility, Mega System Unit, Mega PC VGA con la scheda e il monitor e la tastiera. Eccoci qua, questo era il computer, un desktop con questa flamellina che si spostava sulla destra e sulla sinistra. Quando stava sulla sinistra c'era il disk drive e nella versione, diciamo, Amstrad c'era anche un disco fisso interno. Poi ci si trovava, diciamo, il monitor, il mouse, la tastiera, i joystick per attaccare alle console. Questo era il monitor, voilà. Tastiera, tutti i cavetti e giochi con cartonati. Quando si spostava, diciamo, questa flippettina in qua, appunto si vedeva il disk drive e quindi si accedeva al computer inserendo il sistema MS-DOS da disco oppure facendo buttare la macchina da disco fisso. Si spostava la flemetta da quest'altra parte e si arrivedesse, eccola qua, si vedeva, diciamo, un CD-ROM per, diciamo, anzi, perdono, con l'aggeggio per le cartucce, perdon, e poi, diciamo, gli spinotti, la spinotteria praticamente per i joystick. Poi vediamo cosa c'era qui dietro, c'erano i vari spinotti, questo è l'attacco del monitor, della scheda VGA, uscita sonora e poi i classici, diciamo, seriali e parallele di un normale computer. L'alimentazione, due spinotti alimentazione, il pulsante di accensione. E poco poco male. Vediamo il sistema del suono, il joystick e game, vediamo un po' Mega Drive Operation.
cosa ci aveva? Questo qui, Mega Drive, ok, va bene. Ci dovrebbe avere, se non mi ricordo male, se non ho letto male, ci dovrebbe avere il CD-ROM, questa Gigio Mega Drive, eccolo qui, non era per le cartucce, perdono, ho detto una puttanata tremenda, era il CD-ROM, quindi questo computer già ci aveva in bundle il CD-ROM. Chissà se era utilizzabile da MS-DOS eventualmente per far circolare, diciamo, quello che poi dopo verrà l'utilizzo dei CD-ROM su tutte le macchine. Comunque, poco importa, era un CD-ROM e non una presa per cartucci. CD-ROM quindi già anticipa di parecchio, una macchina che già anticipa di parecchio quello che poi sarà, dato che praticamente c'è la connettività con il relativo CD-ROM, e poi niente, c'era né più e né meno che praticamente finisce undicesima pagina, ci aveva, eccola qua, la relativa console di gioco. Quindi praticamente quando uno adoperava il computer, inseriva il disco, buttava, diciamo, dal disco fisso con MS-DOS, e c'era produttività personale e quant'altro all'epoca dei dischetti, quando ancora i CD-ROM non si erano diffusi. Poi successivamente iniziarono a diffondersi, e questa macchina CD-ROM ce l'aveva di già. Probabilmente non credo che l'MS-DOS potesse accedere a questa periferica, dato che era sopra la console di gioco, quindi praticamente serviva molto probabilmente un altro CD-ROM esterno da mettere. Quando si, appunto, si liftava la flamella in qua, si pigiava il pulsantino, si attivava la scheda ISA, che era né più né meno che un Sega Mega Drive, si inseriva il CD con la cartuccia, si attaccavano i joystick e si giocava a randa con una console di gioco, quindi con una potenza di giochi e di titoli di un mega PC. Successivamente questa idea di avere un computer per il gioco finì abortita, perché praticamente le scheda grafica ebbero per PC a crescere di potenza in modo potente, sia la CPU e la RAM, cominciò a introdursi il gaming PC, quindi schede video, RAM, dischi fissi, veloci, dischi a stato solido, schede video sempre più potenti, monitor sempre più grandi e titoli di gioco proprio per PC. Quindi un mercato segmentato, c'erano le console di gioco con tutti i giochi con cui potevi giocare, bellissimi, coloratissimi, rumorosissimi, ma erano console di gioco. Macchine chiuse, computer chiusi, poi invece c'erano il gaming, che erano computer solitamente tower, così come oggi, costruiti e assemblati con prodotti che, diciamo, l'utente sceglieva e via via sostituiva poi, diciamo, il microprocessore o la e la soprattutto la scheda video, per poter continuare a giocare a titoli sempre più performanti e nuovi, con FPS, frame per second, molto elevati, e, diciamo, gaming per PC. E questo, diciamo, è la macchina che, diciamo, si antepone a un passo prima dello sviluppo del gaming PC, ragione per cui l'Amstrad Mega PC è un home computer particolarmente interessante, perché, diciamo, incominciò ad aprire la strada del gaming PC. Successivamente il gaming PC si sputò fuori le console di gioco, il mercato si segmentò in limitando, diciamo, come era praticamente all'inizio, in cui c'erano all'inizio dei computer 8 bit solo le console. Successivamente le console persero quote di mercato con l'arrivo dei computer ad 8 bit, poi ripresero, diciamo, quote di mercato un po' le console, arrivarono i computer a 16 bit, che per me tra console e computer a 16 bit e 24 bit la cosa, diciamo, se la battevano, diciamo, tra le due a seconda delle performance. In Giappone le console sono sempre andate tantissimo, e poi, diciamo, qui si abbia un tentativo di fondere sia console con giochi. Successivamente i computer sputarono fuori tutto il mondo delle console, perché, diciamo, c'era il gaming per PC. Quindi questa è una macchina, a mio avviso, per quanto sia del mercato inglese, è una macchina da collezionare, perché fa da apripista a quello che poi diventerà il gaming per PC sui computer. Questo ebbe, diciamo, a sdoganare in modo massivo il gaming. Già c'era, diciamo, con i computer ad 8 bit, 16 bit e 24 bit, ma indubbiamente qui c'era, diciamo, l'apertura al mondo dei PC, perché il mondo dei PC sui giochi
erano sempre, diciamo, palesemente arretrati rispetto al mondo degli Atari, al mondo dei Commodore, ma anche, diciamo, al mondo degli Apple 2GS. Questo fu il primo passo, diciamo, dell'Amstrad a diffondere le console dentro, diciamo, insieme a IBM, diffondere le console all'interno dei computer, ma lo sviluppo poi dell'hardware, delle schede video e delle CPU e delle RAM e dei dischi fissi segmentarono, tornarono a risegmentare il mercato. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.